Salve a tutti, Franz, al vostro Super Curry! Eccoci qua, ragazzi, si parte con la nostra MX5 No War, raga. Prima gara di Nation, qui sul circuito di Tsukuba, che è una delle mie piste preferite, bella. Aspettiamo un po', facciamo uscire tutti e poi usciamo pure noi. L'importante è fare una bella garetta pulita, raga, non avere problemi, incidenti, perché dopo altrimenti è un casino. Vediamo un po' cosa accade. Stanno uscendo tutti. Diamo un po' di spazio, aspettiamo un minutino, così siamo tranquilli e ci facciamo due risate. La nostra livrea, ricordo, fornita dall'amico Giovanni, realizzata dall'amico Giovanni, che ringrazio. Allora, raga, prima di partire, come al solito, iscrivetevi al canale, lasciate un like, seguitemi su tutti i miei social, sul canale Telegram delle offerte Super Corist, offerte Amazon, sul canale ufficiale Super Corist 84 di Telegram per le news in anteprima. Su Fruit Lab, su Twitch, dove fra un po' faremo una live, ma non penso che questo video uscirà prima della live. Però dai, domani inizia la Nations, scusate, domani inizia la Manifacture. Sto un po' nel pallone, mo. Inizia la Manifacture Series e quindi praticamente dobbiamo scegliere che macchina avere, che macchina correre. Farò un po' di test domattina proprio per capire un po' la Manifacture, con che auto affrontarla, perché abbiamo visto l'anno scorso e con la Lamborghini è impossibile. La Mercedes mi piace, è sicuramente una vettura che potrei utilizzare, ma ha dei difetti. È buona anche la Subaru. Buona la Subaru, buona la... la Nissan, sono varie vetture, ragazze, buone. Però dobbiamo capire qual è quella che ci può portare. La Toyota, molti mi hanno consigliato la Toyota, anche perché ha fatto i migliori tempi, quindi è fantastica anche la Toyota. Vedremo, ragazzi, vedremo. Entro domani sera dobbiamo scegliere, perché firmato il contratto sapete che poi non si può cambiare più destinazione. Quindi vediamo un po' che cosa accade e ci buttiamo in gara anche domani sera. Quest'anno sembra che le piste siano fatte meglio, siano più belle. Abbiamo visto anche per quanto riguarda le gare settimanali tanta roba. Quindi vediamo un po' che succede, dai. Io sono totalmente convinto che ci divertiremo e faremo una grande Nations. Forse ci conviene addirittura partire ultimi a sto punto, ma non per altro, ragazzi. Ci conviene partire ultimi per il semplice motivo che voglio fare tanti sorpassi, anche perché vorrei fare gara 1 e gara 2. Quindi vediamo un po' che succede. Probabilmente non faccio neanche un tempo, perché mi conviene a partire ultimo. Vogliamo salire di livello, ragazzi, e per salire di livello c'è bisogno di fare tempi particolari. Quindi bisogna salire di livello per andare a correre nelle categorie migliori. Qua c'è troppo un Far West che a me non piace per niente, non mi fa impazzire. Quindi dobbiamo capire adesso cosa accadrà. Speriamo bene che accada qualcosa di positivo, perché se saliamo di livello ci scontriamo con i piloti più forti, possiamo prendere più punti, possiamo fare cose migliori. Quindi, raga, una figata. Però bisogna fare gare pulite. Più incidenti si fanno, più ti penalizza il rating. Perciò da quel punto di vista è un problema. Io voglio salire, perché se no non arriviamo mai nelle competizioni, quelle serie. Rimaniamo sempre confinati qua dove ci sta il bordello. Realizzerò anche un video su come salire di rating e vi farò vedere che nelle categorie dove siamo in questo momento noi è un disastro. È un assoluto disastro, quindi. Andiamo, aspettiamo un po'. Penso che non farò neanche un giro, mi metterò qua bello tranquillo, raga, e ci divertiamo, chi se ne frega. Tanto alla fin fine il divertimento è assicurato lo stesso. Aspettiamo un po' con la nostra bella livrea, così ci riconoscono tutti. È importante il messaggio No War, è importante anche vedere Super Corris YouTube. Grazie a Giovanni che ci ha pensato, io non ci avrei mai pensato a una cosa del genere. Non ho voluto mettere un'ala troppo estrema su questa vettura, perché non mi sembrava il caso. Quindi l'alettone posteriore, come potete vedere, è raso terra. Raga, siamo pronti? Vai.
Allora, Extraction lo lascio a 1. Passa. Lo lascio a 1 in quanto lo voglio più... Voglio un minimo di traction, perché questa vettura è il posteriore, balla che... Non lo so. Levati, frate. Facciamo solo un giro, che non sarà eccezionale, perché guardate che stanno a combinare questi qua dietro. Vedete che succede? Questo purtroppo è l'erciume con cui ci dobbiamo confrontare noi in queste categorie. Ecco perché voglio salire di livello. Certo, non arriverò a giocare con Valerio Gallo questi qua, è chiaro. Però, comunque ci riusciamo a avvicinare un po' alle categorie migliori. Vai, un solo giro possibile per noi. Vedete come tende a partire il posteriore. Cato che si giochi sempre la sera, a me mi dà sempre problemi sto fatto, perché io sono daltonico. Faccio fatica a riconoscere le cose sulla pista. Questo mo mi deve sbattere, mi sto a fare tanti cazzi miei. Questo mo mi deve pigliare a me. State a scommettere. Eh no, frate, però non ti ferma in traiettoria. Vedi che cazzo succede, guaglio. Cioè, assurdo, ragazzi. Assurdo. Cioè, quello abortisce il giro in piena traiettoria. Capite quando vi dico io che è un disastro giocare in queste condizioni? Comunque, ci sta Frank GT, che è uno che ci segue sul canale. Iper appassionato di Gran Turismo. Non so come abbiamo fatto a entrare nella stessa lobby, perché... è difficilissimo. Beh, raga, dai, non siamo dietro dietro. Su, alla fin fine ci siamo qualificati decimi. Vabbè, un secondo e sei. Qua succederà il finimondo ora, perché non oso immaginare cosa accadrà. Ma va bene. L'importante è arrivare in posizione decorosa. Alla fin fine io, massimo che ho girato qua, ho fatto 5-6 giri prima, 1.13 basso. Quindi quanto sarei potuto migliorare? Beh, 1.13 basso sarei potuto stare 6, 7, 8. Vabbè, dai. Fatto che sono vetture qua dove non si può fare molto la differenza. E vai! Finale. Andiamo a vedere che succede. Se faccio proprio cagare, raga, facciamo pure gara a 2 fra un'ora. Ma vediamo. Eccoci qua. Ecco Frank GT, il nostro amicone. Noi siamo molto dietro, molto dietro. Questo c'ha la macchina originale, qua Edu. Vai. Enno. Fino a qua ci possiamo arrivare pure noi come tempi, ragazzi. Quinto, sesto, ce la possiamo giocare pure noi. Ehi, sciupo, copio. Vabbè, ci sta chi l'ha preparata a morte la macchina, esteticamente, chi fa cagare. Questa fa cagare, pure se è preparata. Ecco Super, noi siamo abbastanza sobri nella nostra livrea. Vai. Possiamo girare meglio, ragazzi. Non so di quanto, ma possiamo girare meglio, quindi preparatevi. Preparatevi. Quanti ne siamo? 18. Già questa mi piace, questo colore opaco. 19. Minchia, quanti ne siamo? Vai, Franz. Beh, non so partito benissimo, Franz. Mi tengo all'interno perché... voglio rotture di coglioni, anche se ce le daranno lo stesso.
Eh no, dai, ma non sta a fare un cazzo. Ma perché dovete rompere i coglioni? E cazzo di caproni che ci stanno qua. Ma che caprone che sei qua. Raga, disastrosa. Disastrosa la situazione. Ecco Ennio. Si mette dentro Super. Raga, molto male. Ecco qua. Testo buio, no. Ha dato una botta, ma pazzesca. Ah! Posteriore ballerino di Super. No, cazzo, per seguire questo mi sto uscendo fuori pure io. Levati dai coglioni, ma che cazzo di mongopatico che sei? Ma che cazzo di coglione che sei, wow. Ma come cazzo fate a correre? Ma è rincoglionito, va. Ma è rincoglionito, pure italiano sti imbecille. Ma è rincoglionito che sei, va. Ma mi incazzo, te stu scemo. Ma ammazzati da solo, coglione. Sì, beato a te, è arrivato. Sfrutta tutta la pista Super. Sto un po' in difficoltà. Devo cercare di uscire da sta merda. Vediamo se ci riusciamo a riaggregare a questi. Ma si sta a fa notte qua. Esce bene Super. 15, troppo alto. Adesso dobbiamo girare veloci. Niente, raga. Esce meglio Corris qua. Sei butta dentro. Il fatto che stare troppo interni nell'ultima curva non è buono. Oh, si è ammazzato questo qua. Ah. Posso fare di meglio.
ma spingi un po' di più, Franz. Inizia a fare giri un po' migliori, super. Vedete, mo sta passando. Peccato, raga. Guardate dove sta tutto il trenino del podio. La prossima volta posso imparare a fare qualifiche. Vabbè, c'è gara 2. Peccato che ho preso il ritmo solo ora. No, qua si sono scordati i freni, no. Dai, raga, va bene. Ah, brutta imbarcata, non ci voleva. Però ho tagliato ancora 2 decimi. Non ci apprende sto settimo. Grandi errori, non ne abbiamo fatti. Dai, va bene, va bene. Ma raga, settimi, dai. Niente di che sconvolgente, ma alla fin fine il nostro l'abbiamo fatto. Siamo partiti molto più indietro, abbiamo battagliato all'inizio. Questi non si sa che cazzo, le mazzati, cazzotti. Di tutto e di più. Quindi mi ritengo anche soddisfatto. Ma ci facciamo pure garetta a 2. Così cerchiamo un po' di capire, dai, cosa possiamo riuscire a ottenere, sperando di poter fare un piccolo step in avanti. Beh, raga, come al solito non siamo riusciti a fare gara 2, purtroppo, perché le linee di merda qua da noi. Già volevo fare la gara delle 7. Non sono riuscito perché non mi è entrato, mi ha buttato fuori il server. Volevo fare quella delle 8, mi ha fatto entrare miracolosamente. Volevo fare quella delle 9, anche perché avevo trovato un bel tutorial su YouTube di uno bravo che l'aveva fatta, spiegava i punti di frenata e tutto. Non sono riuscito, sarei migliorato tanto e sarebbe stato un buon podio. Vabbè, amen, ragazzi, ci rifacciamo domani con la Manifactur. Oh.